Ecco. C'era anche un complesso il Toto. Sì, sì. No, il Toto, no, il Toto era il Toto. Africa, The Line. Poi mica chiedono agli altri che non sa, però. Streaming precedente. Luci in fondo, sempre. Allora, numero uno del presidente. Io le cavo. Sì. Concessione del patrocinio ed uso del logo della regione Liguria ad iniziative varie. Numero due, presidente, approvazione del piano della performance delle strutture della giunta regionale per il triennio 2016-2018. Numero 3, presidente, autorizzazione ad attivare presso il tesoriere l'anticipazione di cassa per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 118 del 2011, euro 80 milioni. Senza tesoriere. È una delibera che vogliono il collegio dei editori per porre un testo, ma in realtà non l'abbiamo mai attivato. Chi è il tesoriere che vuole conoscere quello che a cui affidiamo 80 milioni di euro fisicamente? Numero 4, presidente, vicepresidente, SUAR, soggetto aggregatore, provvedimenti in ordine alla programmazione per l'anno 2016, approvazione della convenzione per l'esercizio delle funzioni di committenza delegate alla CRA per fornitura di beni e servizi in materia sanitaria. Numero 5, vicepresidente, convenzione con l'Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze Sociali per la gestione delle funzioni di osservatorio regionale su sicurezza urbana e legalità. Sì, questa è una continuità con una modalità di attuazione della legge 7/2012, quella che mette e pone in essere strumenti per la lotta alla criminalità anche organizzata, per quanto riguarda ovviamente la competenza della Regione Liguria. Venivano istituiti con quella legge due osservatori regionali per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini e un osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata. In precedenza, non essendo stato costituito questi osservatori, è stato deciso di delegare all'università, mediante convenzione, il compito di elaborare le relazioni annuali sulla sicurezza urbana e temporaneamente, in attesa di costituire l'osservatorio regionale sul contrasto alla criminalità organizzata, affidare a questo osservatorio regionale per la sicurezza anche queste competenze. Quindi per quest'anno continuiamo ad affidare all'Università degli Studi di Genova questo compito attraverso una convenzione per un importo pari a 41.000 euro all'anno. Con questo importo verrà fatto la relazione annuale sulla sicurezza urbana, ampliata anche per quanto concerne la lotta alla criminalità organizzata nella nostra regione. È uno strumento importante, però io ho già significato in commissione, nella commissione competente, che ovviamente occorre un ripensamento della norma su questo punto, perché o si decide che gli osservatori funzionano e quindi si nominano, oppure se possono essere in altro modo ottenuti relazioni e studi, si modifica la normativa. Quindi io, per non interrompere questo processo, perché è importante studiare questi fenomeni sul nostro territorio, però ho sottoposto all'attenzione dei consiglieri regionali l'opportunità di una modifica della norma. Sono d'accordo. Numero 6, vicepresidente, rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Ospedale Evangelico Internazionale, sedi operativi Corso Sorferino 1, Genova e oltre. Nella scorsa seduta abbiamo rinnovato l'accreditamento di tutte le strutture della SDUE, oggi procediamo al rinnovo dell'accreditamento dell'istituzionale dell'Ospedale Evangelico Internazionale come previsto dalla normativa. Numero 7, vicepresidente, approvazione schema di accordo di collaborazione per l'attuazione della sezione C del bando di ricerca sanitaria del Ministero della Salute e provvedimenti conseguenti. Sì,
noi dobbiamo destinare una quota del Fondo Sanitario Nazionale alle attività di ricerca. È stato chiesto alla Regione quali argomenti potessero essere di interesse rispetto a quelli già in corso da parte del Ministero della Salute. Sono stati individuati due temi: la gestione della multimorbidità dell'anziano con particolare riferimento al territorio, alla politerapia integrata e alla robotica riabilitativa, sicuramente in linea con anche quello che è il processo di riforma, quindi l'anziano, la società e le terapie riabilitative anche attraverso la robotica, e un altro riguardante gli strumenti standardizzati per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, tema presentato dalla Regione Lombardia al quale noi aderiamo. Numero 8, Vicepresidente, recepimento accordo ai sensi dell'articolo 9,2 lettera C del decreto legislativo 281 del 97 proposto dalle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate. È un recepimento dovuto, tra l'altro questo adempimento è un adempimento LEA che quindi dobbiamo comunicare entro fine maggio al Ministero. In occasione di manifestazioni culturali, religiose e sportive, il soccorso sanitario necessita della pianificazione che preveda l'integrazione con l'emergenza sanitaria territoriale. Quindi noi recepiamo questo accordo che prevede e disciplina le modalità di presenza del soccorso sanitario durante gli eventi. Abbiamo però previsto una modifica di interesse riguardante il nostro territorio, cioè per alcune eventi dove i partecipanti sono sotto i 5.000 abbiamo previsto un rischio zero, questo anche per andare incontro a tanti eventi organizzati sul nostro territorio che possono avere le caratteristiche di elevato rischio. Ecco, abbiamo anche precisato che gli oneri derivanti da questo accordo sono a carico degli organizzatori degli eventi e non come in precedenza dove erano direttamente i singoli 118 che stabilivano chi faceva cosa per quanto riguarda le spese economiche. E entrerà in vigore non subito, ma dal 90° giorno successivo alla pubblicazione sul BUR. Sì. Numero 9, Vicepresidente, progetto Un dentista per amico, impegno di euro 40.000 a favore dell'associazione Arche. Ecco, questa è una delibera molto attesa perché sulle erogazioni di cure medico-dentistiche gratuite rivolte ai minori inseriti in strutture residenziali in affidamento familiare o segnalate dai servizi sociali, certamente c'è grande attenzione. È un importo di 40.000 euro a favore dell'associazione Arche. È un intervento di forte natura sociale che serve anche ai fini preventivi, perché intervenire sui minori per quanto riguarda gli interventi sui denti significa poi mantenere in salute bambini con un sorriso per tutta la vita. Numero 10, Assessore Berrino, controlla il sigillo dell'articolo 24,1, lettera D della legge regionale 28 del 2006, del decreto del direttore generale dell'Agenzia in Liguria, numero 40 del 3 maggio 2016, concernente il piano annuale delle attività 2016. Il piano annuale delle attività 2016 è quello a cui abbiamo aggiunto e abbiamo precisato che l'attuale commissario è pro tempore e che si dovrà far carico anche di innovare il piano 2016, che se no era in gran parte basato su quello che era stato fatto nel 2015. Un fotocopia. Numero 11, Assessore Gianpedrone, primo piano di finanziamento per l'annualità 2016. Poi in settimana, appena abbiamo un buco, ci vediamo un attimo anche con il commissario e la Claudio Signorini. Facciamo un attimo il punto, abbiamo presentato l'altro giorno un po' di progetti random, bisogna vedere. E con Liguria Digitale, perché molte parti sono partite poi di giro su Liguria Digitale. Bisogna capire se riusciamo a capitalizzare alcune spese che lui vorrebbe fare di rinnovamento, di offerta, che so, la più significativa mi pare il programma di elaborazione dei big data sul turismo, che è una cosa
certamente di valore, ma che secondo me è una cosa di valore anche per il guru digitale, che poi può farci ulteriore business come azienda una volta che tu hai raggruppato tutte le cose. Quindi bisogna vendersi. Vorrei capire quanto è ammortizzabile il costo per il bilancio della regione, poi su recuperi futuri dell'in-house che la fa. Quindi dobbiamo vederci un attimo per far quadrare questo. Numero 11, assessore Gianpedrone, primo piano di finanziamento per l'annualità 2016 degli interventi inerenti alla viabilità danneggiata da eventi alluvionali. Impegno di euro 824.999,59 derivante dal maggior gettito dell'imposta regionale sulla benzina. Il primo stralcio di accise, stralcio sulle infrastrutture che abbiamo dedicato alle strade provinciali, sono 4 interventi in provincia di Imperia, 2 in provincia di Savona, 2 a Spezia e 1 su Genova, tutti più o meno di 200.000 euro, tranne Imperia che per completezza di questi 4 interventi diamo 225.000 euro. Diamo delle risposte alle strade provinciali, nonostante che, come sempre, ribadiamo, non è nostra diretta competenza. Per la verità è oscuro ormai, di chi la sia ormai la competenza. Ok. Numero 12, assessore Mai, conferma contributo regionale a favore associazionismo comunale, annualità 2013, deliberazione 1135 del 2013, forme associative comunali, comuni di Cipressa Capofila, Civezza, Costa Rainera, Dolcedo, Pretra Bruna, Prelà, San Lorenzo al Mare e Vadia. Sì, tanto per cambiare emerge nuovamente la criticità che affrontano i comuni con questa riorganizzazione delle funzioni, associazionismo, fusioni, convenzioni, eccetera. In questo caso si parla di un bando del 2013 e erano state assegnate delle risorse a questi comuni citati. Il bando, la chiusura del bando è stata prorogata un paio di volte e il termine ultimo era fissato nel 30 giugno 2015. Di fatto questa serie di comuni, questa associazione comunale ha rendicontato oltre il termine, ma gli impegni di spesa, le liquidazioni sono state fatte entro il termine prefissato. Quindi si è ritenuto dover garantire ugualmente confermare questo contributo ai comuni. E tra l'altro c'è stata anche un'economia di spesa per circa 20.000 euro a fronte di un contributo totale di 70. E le risorse che erano già state assegnate, che erano sopra questa cifra, sono già state versate nuovamente alla regione da parte del comune Capofila. Numero 13, assessore Mai, regolamento Unione Europea 1308 del 2013 del Parlamento Europeo, del Consiglio, regolamento 555 del 2008 della Commissione, bando per la presentazione di domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016-2017. Sì, qui in sostanza deliberiamo questo regolamento con una serie di scadenze che ci siamo dati e una serie di priorità per le ristrutturazioni dei vigneti. In pratica ci sono fino ai 3.000 euro ad ettaro per le perdite di reddito, fino a 16.000 euro per la ristrutturazione o riconversione dei vigneti, e poi ci sono dei requisiti, e si tratta di impianti viticoli sistemati magari su terrazzo gradoni oppure superiori ai 500 metri sul mare o con pendenza superiore al 30%. In sostanza diamo dei criteri per questo bando, e sono non c'è nessun onere a carico del bilancio regionale, in quanto sono questo programma interamente finanziato con fondi comunitari. Numero 14, assessore Mai, legge 353 del 2000 e legge 266 del 91, piano regionale antincendio boschivo, contributo ai coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile antincendio boschivo di Genova, Imperia, Savona e Spezia per la partecipazione alle spese assicurative contro infortuni e malattie. Impegno di euro 13.920. Sì, questo è stato concordato anche col collega assessore Gianpedrone, e c'è stato un aumento
delle polizze assicurative causato anche da alcuni incidenti che abbiamo registrato lo scorso anno, di conseguenza abbiamo inteso aiutare i coordinamenti erogando questa cifra che poi è di 3.480 a coordinamento. Numero 15, assessore Mai, criteri. Ma a proposito di incendio boschivo e di protezione civile, prima o poi ragioniamo di integrare le sale operative in qualche modo o restano separate? L'obiettivo sarebbe quello, integrare l'agenzia, tutto. O comunque in quello che abbiamo in prospettiva, cioè di racchiudere tutto come accade in quasi tutte le altre regioni sotto un unico assessorato. Dopodiché noi ci muoviamo abbastanza bene insieme, però è chiaro che questo è un mantenimento che abbiamo fatto per comodità l'anno scorso nel sì, sai no, bene, anche però, perché sono divisi ancora così. Vabbè, tanto la protezione civile a sto punto va a ottobre. Sì. Non abbiamo spazio nella sessione. Se no ingolfiamo tutto. La sanità, c'è il commercio, c'è l'assestamento. Io farei anche ora prima la riforma di Arse della formazione professionale e poi andrei sulla protezione civile entro fine anno, diciamo. Tieni conto che abbiamo anche una bozza di modulazione dei consorzi da poter valutare come maggioranza per poi dopo capire se può fare un provvedimento normativo o no, che è comunque un provvedimento di protezione civile importante da ragionare, quindi non volevo ingolfare troppo. No, ma secondo me è giusto farlo a fine anno, anche perché tendenzialmente purtroppo i mesi più critici sono da settembre a novembre, quindi non è che si può trovarsi con la situazione in una fase di trasformazione e di sperimentazione. Ha fatto un tempo di pace. Esatto. Sì, la primavera. Sì. L'estate c'hai gli incendi, l'autunno c'hai... Tra la fine di gennaio e... Per le vacanze in realtà. Diciamo febbraio, marzo, aprile sono i mesi teoricamente che sono in pace di qua e di là le due grandi emergenze. Va bene. Ok. Numero 15, assessore Mai, criteri per la realizzazione dei corsi per cacciatori di selezione e se recensitore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento regionale 3 del 2016. Sì, allora qui attraverso questa delibera individuiamo i criteri per la realizzazione dei corsi per i celesensitori e selecontrollori. In sostanza andiamo a definire la tipologia di corsi, quante ore, l'argomento e diciamo, quest'anno ovviamente abbiamo inserito anche la materia cinghiale che prima sapete non era censito ma l'abbiamo introdotto quest'anno. I corsi sono affidati, l'organizzazione dei corsi poi affidata agli ATC e con parti alpini, alle associazioni venatorie. Noi però stabiliamo i criteri entro i quali devono essere poi fatti per essere riconosciuti dalla regione di Puglia. Così magari non abbiamo più i cinghiali che viaggiano per le strade di Genova seguendo la gente. Tanto adesso sembra che il comune ratifichi su YouTube, modifichi attraverso una diga di Porto Venere nuota. Non è che è stato caso di Daniele Apelli e poi è morto affogato che si è buttato in acqua nuotato. Si suicidi una volta. Non ci sono più adesso avevamo su Genova avevamo un problema che c'era questa ordinanza restrittiva da parte del comune in quanto chiedeva di utilizzare metodi non cruenti, però in certe situazioni non è possibile fare altrimenti, non sempre si possono catturare. Degli addestratori di cinghiale, diciamo, tipo quelli. Non sempre. Io ti farai. Potrebbe essere un nuovo modo per fare formazione, cioè, per cavo non c'è, potremmo fare anche formazione in questo senso. No, io credo che tutte le cose vanno gestite, non si può neanche lasciare le cose che non sono gestite così per far piacere a qualcuno. Il problema è stato lasciato andare per troppi anni, è chiaro che adesso ci troviamo in una situazione di emergenza totale e dobbiamo... Basta che non mi perseguitate il cinghiale di Plinio. Ugo, mi sa che non c'è più però. Ugo... passato miglior vita, mi sembra. Uno mi sa che non c'è. Quanto è la vita media di un cinghiale? Bene dei cacciatori. Andiamo avanti, dai.
numero 16, assessore Mai, legge regionale 24 del 2009, titolo secondo, azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica della Liguria, approvazione del piano della manutenzione programmata dell'alta via dei Monti Liguri. Questo è un documento corposo di circa 90 pagine, è il piano di manutenzione programmata dell'alta via e dei sentieri principali. Questo chiaramente è un lavoro propedeutico poi all'accordo da farsi con il CAI in merito alla manutenzione per la quale noi eroghiamo dei contributi. Quindi insomma attraverso questo documento si vanno a individuare i principali interventi che devono essere fatti su questa infrastruttura e le modalità di intervento. Quindi esiste ancora l'alta via dei Monti Liguri? Se ci investe la regione, devo dire il contrario. La regione investirà molto su quando poi certe dinamiche, sembra quasi che tutto vada a spasso, però magari ti accorgi che va meglio. Non sarà meglio sicuramente. Documentazione dei cittadini e dei cinghiali. Uno ne ha dato in casa una e ha dovuto chiamare i pompieri perché c'era la vicina e non riusciva a entrare in casa. E si era già consegnato nel posto giusto, il cinghiale suo ce l'aveva messo. E c'è stato un prevedimento. Allora, numero 17, assessore Rixi, approvazione delle disposizioni attuative del titolo 7 bis della legge regionale 3 del 2008, successive modifiche, impegno di spesa di 1 milione a favore di FIS SPA. Sì, questo dovrebbe essere, adesso sono in ordine, non so se questo è quello collegato con le botteghe dell'entroterra. Oh. Però è collegato al bando, giusto? Sì, l'impegno di spesa del Ferro. Sì, che abbiamo 1 milione di euro che l'opposizione diceva che era valida la legge, ma non avremmo avuto i soldi. Quindi i soldi ci sono, l'impegno è mantenuto, la legge ovviamente ci ha detto già l'opposizione che è valida, quindi è sicuramente valida. Con oggi si approva anche il bando per i criteri di assegnazione. Ha detto l'opposizione che è valida. Qualche problema però sostanzialmente l'intenzione è quello di far sì di poter, come avevamo detto, valorizzare quell'attività dell'entroterra, soprattutto gli esercizi commerciali che svolgono anche funzione sociale, quindi alimentari o misti nei comuni dell'entroterra, dando una specifica graduatoria secondo se sei sotto i 1000 abitanti, quanti esercizi commerciali ci sono, che sostanzialmente viene dato anche un punteggio se sono giovani sui 35 anni che tengono l'attività piuttosto che se sono donne, e che va un po' a calmierare la situazione che si è creata in questa regione con gli studi di settore che hanno depresso il nostro entroterra e quindi ci abbiamo una moria di esercizi commerciali enormi e uno spopolamento conseguente. Con oggi stanziamo questo 1 milione di euro, gli interventi finanziari sono di vario tipo, la soglia minima dell'intervento per esercizi 5.000 euro, la massima 20.000, rientrano anche le scorte di fatto altro e serve sostanzialmente per consentire a questi di rimanere aperti e creare un minimo di volano all'interno, soprattutto di mantenere aperti i paesi del nostro entroterra. Vorrei ricordare, e lo dico ogni volta, che la nostra è la regione che negli ultimi 20 anni ha avuto più spopolamento dell'entroterra dell'intero paese. Quindi, politiche dell'entroterra ad oggi bisogna cercare di incrementare, anche perché così facciamo, diamo un po' più di tranquillità anche sulla gestione dell'assetto idrogeologico, perché poi come bene sanno altri due assessori che fanno
altre cose, se non si tengono le persone nei paesi, non si tengono i campi coltivati, i boschi puliti, poi i problemi arrivano avanti. Questo va in un'ottica di una visione complessiva, dove anche da parte del mio assessorato c'è particolarmente attenzione sul nostro introterra. Molto molto bene. Poi il numero 18 dell'assessore Mai, una deliberazione di approvazione del regolamento regionale, regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva, in cui l'articolo 35 della legge regionale 29 del 94, norme regionali per la protezione della fauna neoterma e per il prelievo venatorio. Sì, questa è la fase conclusiva di questa delibera, in quanto avevamo provato in giunta, è passata il parere della commissione, sono state recepite alcune osservazioni e raccomandazioni ed oggi viene approvato. In sostanza abbiamo uniformato tutti i regolamenti provinciali, abbiamo preso il meglio di ognuno e l'abbiamo inserito in questo nuovo regolamento regionale, che quindi omogeneizza tutta la disciplina. Poi il numero 19 è dell'assessore Gian Pedrone, una richiesta di parere alla commissione sui bozzi di delineazione della giunta, legge regionale 28 del 2009, misure di conservazione siti liguri, regione biogeografica mediterranea, di cui la deliberazione 73 del 2015, valutazioni e osservazioni pervenute. C'è un iter che noi stiamo facendo su queste misure di conservazione della regione biogeografica mediterranea. Adesso recepiamo l'osservazione a cui il nostro dipartimento ha già peraltro risposto e la mandiamo per un parere in commissione. L'obiettivo è andare ad individuare queste zone speciali di conservazione, ZSC, che ci chiede l'Europa e ci chiede il Ministero dell'Ambiente, perché su questo l'Europa ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per il ritardo della designazione di queste zone speciali di conservazione. Quindi ci portiamo avanti in attesa poi ovviamente di vedere approvato in commissione questo percorso e di trasferire al Ministero dell'Ambiente queste misure che abbiamo adottato. Poi nel fuori sacco un disegno di legge dell'assessore Gian Pedrone, modifica la legge regionale 23 del 2007, disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. No, che lo spiego, parlavamo prima. Qui forse vale la pena che lo comunicato stato. Aspettavo il tuo che un po' ridotta, sottodotta, dopo. Aspettavo il tuo che ho fatto già come delle accise, se vuoi lo preparo anche di questo. Sì, perché tanto comunque uscire. E poi una comunicazione del presidente, la richiesta di Gonfalone per una cerimonia, 72esimo anniversario del cilio del Turchino, la cerimonia 21 maggio 2016 alle 10. Io sto sul treno di Casella. Siamo tutti al treno di Casella. Questo è il cosa? Perché se lì dopo c'è tutta una roba da sistemare. Poi va, io non ho altro per la giunta. Evviva, si chiuda. Le camere spente? Le hanno riservate? Ci abbiamo la roba della riduzione della pianta organica, hanno messo un nuovo bando, chiudi, grazie, bene, grazie.